Sarà una giornata particolare oggi, ma che dico una giornata? Una settimana particolare. Eh già, perché in effetti girerò un bel po' l'Italia del Nord per fare diverse cose, portare avanti alcuni video, realizzare diversi progetti e organizzarli anche per i prossimi mesi. E per farlo ho deciso, per fare tutti questi chilometri, di dotarmi della vettura più adatta per lo scopo. In effetti l'auto che ho deciso di utilizzare è particolarmente pratica, pensata per chi deve fare tanti chilometri, soprattutto in questo periodo con i prezzi dei carburanti alle stelle. Lei. Voi non avete idea di quanto ho bramato provare questa automobile, non avete un'idea, ma guardate quanto è possente, è cattivissima, tagliata nei punti giusti per portarti veramente oltre il limite. Anche i galli locali qui vicino a Sant'Agata Bolognese si fanno sentire e apprezzano giustamente. Come ben saprete, in effetti, di recente Lamborghini ha lanciato diverse versioni della Huracan, chiaramente dalle classiche, sempre verdi, all-wheel drive, quindi con la trazione integrale, fino poi anche alla RVD, quindi trazione posteriore, o ancora poi di recente è stata lanciata la tecnica, ma ancora prima la performante, e questa rappresenta, diciamo, l'apice della gamma in tutti i sensi, per quel che riguarda infatti l'esclusività e le prestazioni, oltre questa non c'è niente. Si chiama STO, acronimo di Super Trofeo Omologata, infatti è utilizzabile su strada, ma è una vettura direttamente ispirata alle vetture del Super Trofeo, quindi il monomarca Lamborghini, e della GT3, il campionato FIA, in cui Huracan ovviamente corre. Il corpo vettura è quasi interamente in fibra di carbonio, e poi guardate qua sopra, guardate questa presa d'aria che porta aria fresca appunto direttamente al bestione, al V10, tipico di Lamborghini che batte qua sotto, incredibile. Vogliamo poi parlare di questo alettone, vabbè, ma non voglio spoilerarvi troppo in realtà, perché ci sarà tempo di parlarvi di questa vettura in profondità, perché adesso si è fatta quasi l'ora di pranzo e io onestamente ho voglia di andare a mangiare qualcosina, a mettere qualcosa nello stomaco, perché la settimana sarà lunga ed è meglio iniziarla nel modo migliore. Anche l'abitacolo ovviamente è tutto realizzato ai fini delle prestazioni, ovviamente un po' di praticità anche in questo caso è stata lasciata da parte, chiaramente ho scelto il mezzo ideale, ma si sa, poi alla fine dovevamo fare un qualche cosa che fosse speciale per questo video, vero? Quindi guardate che bella visibilità al posteriore. Va bene, ma non è importante, perché tanto ci sarà poi la retrocamera posteriore per le manovre. Intanto io accendo e si parte. Che spettacolo! Sì, lo so, sono in una delle regioni d'Italia in cui si mangia meglio, se non quella in cui si mangia meglio, ma è anche vero che il tempo è poco oggi e quindi ho dovuto necessariamente dedicarmi a un pit stop molto veloce. Dell'acqua, sì. Non la cosa più facile. Perché in effetti se la Lamborghini te la compri magari vai a mangiare da crack, però se te la prestano, comunque anche il McDonald's va sempre bene. Ritirato tutto, non facciamo danni. Là. E poi dicono che le auto da pista non sono pratiche, toh, beccati questo. Buon appetito. Few minutes later. Pranzo finito, giusto una piccola sosta, anche perché qua nei dintorni c'è un'altra visita che devo fare all'università e sto progettando una cosa che spero di potervi mostrare, potervi raccontare. Comunque, alettone di questo STO promosso. Sarà così tutta la settimana, già lo so. La cosa pazzesca, tra l'altro, è che sulle razze del volante hanno messo tutto, le frecce, quindi devo schiacciare i tasti, non ci sono più i devi luci, vedete, hanno lasciato interamente spazio alle palette, e tra l'altro c'è anche il tastino come nell'Alemann per poter sfanalare chiunque hai davanti. Molto più semplice e ti gasa ancora di più. Che poi, tra l'altro, contro ogni aspettativa, con un pieno si fanno circa 550 km, che non è male, sono 80 litri di pieno, 550 km direi che va più che bene. Certo, sono appena uscito dalla Hyundai Bayon che faceva 20 con un litro, quindi decisamente un altro tipo di efficienza di consumo, ma anche di prestazioni. Però devo dire che mi aspettavo molto peggio, mi aspettavo, non so, 350 km con un pieno, invece si difende bene. Tra l'altro ha anche la disattivazione dei cilindri questa vettura, se interessa a qualcuno. Comunque puoi viaggiare con 5 cilindri anziché 10 in alcune situazioni in cui evidentemente è possibile. E poi ti trovi ovviamente a dover anche gestire queste situazioni, quindi pelo
al guardrail e cerchiamo di prendere il biglietto senza fare danni. Permesso. Olè. Per fortuna. Grazie mamma che mi hai fatto le braccia lunghe. Mi piace poi il fatto che comunque i Lamborghini abbiano ridotto al minimo tutti i lussi, nel senso che ad esempio non c'è la maniglia, c'è soltanto un laccetto e non c'è tra l'altro anche il bracciolo, ma soltanto questo svaso su cui poter appoggiare eventualmente il gomito, ma hanno lasciato comunque un navigatore ideale comunque almeno per ascoltarsi un po' di musica o magari per guardare Apple CarPlay semplicemente, e il cruise control fondamentale in questa situazione, quindi si comanda da qua e poi appunto si mantiene una velocità preimpostata, almeno questo. Dico almeno perché qua dentro c'è un gran casino, infatti è per questo che devo un po' alzare la voce, perché qui dietro si sente un rumore di motore, non di scarico, di distribuzione in movimento a dare da bere, da mangiare a questi 640 cavalli di potenza massima. Stiamo facendo a 3000 giri minuto e qua si sente di tutto: rotolamento delle gomme continuo, rumore di gomme sull'asfalto, fono assorbenti che sono assolutamente inesistenti. Questa è una vettura da pista e questo è quello che si sente appunto viaggiando su automobili di questo tipo. Del resto mi aspettavo qualcosa di diverso? No, però almeno lasciatemi il gusto del lamento, dai. Poi ci sarà da divertirsi durante la settimana con quest'auto, ma sicuramente in autostrada un po' si patisce. Ecco, vedi, sicuramente parlando di Lamborghini lui è un po' più comodo di me, però comunque la potenza è la stessa e io credo che mi potrò divertire di più, sicuramente sì. Beh, un po' per uno, scusate. Che poi ovviamente voi siete abituati a vedere il video dopo che ho provato la vettura, ho condensato tutte le mie esperienze in un concetto, in un'idea, e poi ve la racconto in video, ma per adesso non ho ancora provato a cannone quest'auto e visto che qua ho un pochettino più di spazio, chiaramente cerchiamo di non esagerare, ma proviamo a lanciare un po' la vettura e vediamo come si comporta. E non so onestamente cosa aspettarmi e vi devo confessare anche un'altra cosa: è la prima volta che provo un motore aspirato di questo tipo, un V10 ma anche un V12, in realtà ho provato anche un V12 ma sempre sovralimentati, quindi neanche V8 sovralimentati, Ferrari, insomma ho provato V8 aspirati sì, ma il V10 aspirato mai. Proviamo. Siamo arrivati a destinazione, parcheggiamo qua e noi ci vediamo più tardi perché non voglio mica spoilerarvi tutto, quindi a dopo. Ok, visita finita e direi che si può rientrare a casa. Ma prima di partire vi racconto questa particolarità: per mettere la prima marcia chiaramente non c'è un vero e proprio selettore qua, ma è possibile farlo solo attraverso la leva qui sotto, quindi vedete in P, vado a schiacciare, si inserisce la prima marcia in automatico. Posso andare ancora a schiacciare e mettere in manuale. Per mettere la retromarcia invece c'è proprio il selettore e guardate qua, si accende subito la telecamera per potermi permettere di ovviare al problema della visibilità a zero al posteriore. Veramente molto più facile di quello che sembra guidare quest'auto. Mi ero preoccupato, ma inutilmente, o quasi. Che poi trarre delle conclusioni quando ci sono a bordo da poche ore è esagerato, lo so, però in effetti mi aspettavo già da subito molte più difficoltà, invece quest'auto ormai sono diventate estremamente facili da utilizzare, al netto di tutti gli ingombri esterni e della paura di fare danni. Beh ragazzi, ci sta decisamente una pausa arrivata a questo punto per riposarsi un pochettino. Caffè, ci sta. Ah, mamma mia, sarà una settimana lunga, però quanto è bella ragazzi, quando beccate una galleria è godimento puro, veramente godimento puro, non soltanto per voi ma anche per gli altri che sono intorno, probabilmente, credo per tutti, non per tutti, ma per la maggior parte sì, sicuramente. Ottimo, pronti a ripartire. Che poi la cosa bella delle Lamborghini e delle supercar in generale è che tutti se ne innamorano. È una cosa incredibile. Magia delle supercar e in particolare delle supercar italiane, non c'entra da fare.
Praticamente a questo punto ci rivediamo a destinazione a Genova tra poco. E benvenuti a Genova, siamo arrivati a destinazione e devo dirvi la verità che mi aspettavo di peggio. L'unica cosa che comincia a essere un po' faticoso stare su questi sedili, perché effettivamente sono belli, belli rigidi, molto contenitivi, ma davvero davvero tanto rigidi. Però ripeto, va bene, me lo aspettavo, comunque era una qualche cosa che ero pronto a, diciamo così, patire e subire nel nome della scienza di questo nostro esperimento. Adesso sarà la prima occasione in cui riuscirò anche a provare questa avventura alle prese con la città. Si può utilizzare tutti i giorni? Ovviamente sì, perché no? Chiunque potrà fare con questa avventura, ad esempio, commissioni quotidiane, come fare la spesa. Quindi, perché non provarci? Ticket preso, pronti a entrare nel parcheggio qui al supermercato. Beh, devo dire, più facile del previsto. A questo punto si tratta solo di cercare un piccolo spazzettino per la mia auto da viaggio speciale di questa settimana. Vi dovessi dire, sono partito molto più prevenuto su quest'auto, invece è gestibile, 4,50 m di lunghezza e è anche abbastanza agile. Certo, per muoversi un attimo è un casino, però ci può stare, dai. Missione compiuta. Che poi la cosa più interessante, adesso ve la faccio vedere. Ma di cosa stiamo parlando? Cofano e parafango tutto in un unico pezzo, completamente in fibra di carbonio. E questo è l'unico spazio che abbiamo per farci stare la spesa. In realtà è pensato per un casco, ma ce lo faremo stare. Ta-da! Problema risolto. C'è stato tutto. Vediamo. Perfetto, ragazzi. Ma poi chi dice che le supercar non sono pratiche? Poi si chiude da qua con la sua chiavetta apposita e siamo pronti a ripartire, destinazione casa. Ma prima... Non mi abituerò mai, inutile. See next morning. Buongiorno ragazzi, seconda giornata a bordo della nostra auto da corsa. E tra l'altro inizia anche con il primo problemino, perché come avete visto nel bagagliaio anteriore, in bagagliaio ci sta giusto un casco o 10 euro della spesa presi qui dietro, quindi sorge il primo problema. Dovrò partire per diversi giorni e necessariamente mi serve una valigia un po' più grande, ma questa è la situazione. Non ho assolutamente nessun altro tipo di spazio se non poterla posizionare qua. Per forza ragazzi, bisogna arrangiarsi in qualche modo, sennò qua non arriviamo dove dobbiamo arrivare. Adesso vi racconterò anche di più, quindi anzi sapete che vi dico, no? Beccatevi anche questa, la cintura, che almeno non si sa mai. Ecco qua, risolto. Adesso andiamo verso Champoluc, sulla strada mi fermerò sicuramente a fare benzina, anzi sapete che c'è, ci vediamo dopo. Prima tappa del viaggio, adesso facciamo un po' di benzina alla bestiolina qua dietro perché ne ha bisogno. Pit stop terminato, si riparte in direzione Aosta. Intanto che mi percorro gli ultimi chilometri verso Aosta, volete vedere qual è la cosa che mi ha davvero più colpito e che continua a gasarmi a bestia ogni volta che guardo nello specchietto? Guardate qua, l'alettone posizionato qui dietro, gigantesco, è l'elemento su cui poi hanno lavorato di più in Lamborghini, la parte aerodinamica per poter appunto sviluppare questa STO. E poi guardate qua dietro cosa si vede in questa finestrella. È ovviamente il V10 immancabile che batte a pochi centimetri dalla mia spalla destra. Poesia pura. Ok, ci siamo quasi a destinazione, manca ancora una ventina di chilometri. Sto cominciando veramente a patire tantissimo. Non tanto per il rumore, l'assetto, quelli sono gestibili sostanzialmente, ma i sedili. I sedili, faccio veramente fatica ad avere una posizione comoda e sono davvero duri, duri come il marmo. Per fortuna durerà ancora poco. Mamma mia. In autostrada non ho fatto il pieno, ovviamente, per evidenti motivi di costo. La facciamo qua adesso, però. Ah, che freschino. 21 gradi rispetto ai 30 degli altri giorni e 40 che ho vissuto in Sicilia pochi giorni fa. Riesco a respirare. Vai, vai. Bevi, che qua 80 litri ci serviranno tutti poi per i prossimi giorni. E comunque anche qui
La differenza non è tantissima rispetto all'autostrada, 5 centesimi, vabbè, meglio che niente. Dai, rifornimento fatto, ultimi chilometri e si arriva. Mamma mia, che roba, ormai siamo quasi arrivati. Mamma mia, Vittorio, CST, così ci siamo ricongiunti sulle montagne valdostane. Vabbè, cosa facciamo oggi? Direi tutte e due. Allora, oggi realizziamo alcune delle riprese sia della Huracan che della Fiesta ST e poi domani concluderemo il video e tutte e due le facciamo, quindi riusciamo a almeno quantomeno stavolta a registrare non soltanto al fresco, ma almeno a registrarle entrambe in una location diversa rispetto a quella che abbiamo solitamente a disposizione. Sono messo un abbigliamento un pochettino più consono al ruolo, diciamo così. Tanto Vittorio sta facendo le riprese, guardate che spettacolo questo posto. Se tutti i giorni di lavoro fossero così, vero? Ragazzi, giunti alla fine di questa giornata, adesso a questo punto non ci resta altro che andare direttamente a prendere il nostro albergo, a registrarci in albergo. Quindi poi vediamo appunto nei prossimi giorni come proseguirà la mia avventura su strada, ma con una vettura da pista. Non avete idea di cosa vi aspetta nella recensione, vedrete tutto nei prossimi giorni. Noi ci vediamo domani. E buongiorno, oggi mi trovate qui sul piccolo San Bernardo sul Passo. Ovviamente qua già stiamo attirando un po' di attenzione dall'Orionde, il ristorante che c'è su. Ovviamente ieri ci ha visto su Instagram e ci ha detto: ragazzi, ma siete qua in zona, eccetera eccetera. Ci siamo fermati proprio in questo punto anche per fermarci un attimo, perché abbiamo già registrato alcune cose e oggi già registreremo tutta la parte dedicata al test drive e diverse altre cose, veramente bellissimo. E sentite qua che bel frescolino che c'è, spettacolo, me lo sto godendo tutto. Abbiamo deciso di realizzare il test drive qua anche per quello, per venirci a prendere un po' di fresco, devo dire la verità, ma anche perché ci sono posti incredibili e strade incredibili su cui potersi godere una vettura di quel tipo, con un asfalto in buone condizioni, anche perché se trovate un asfalto malmesso sull'STO si saltella parecchio e non diventa neanche poi molto piacevole. E poi capita appunto di trovare appassionati come Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi. Ci hai visto ieri su Instagram? Su Instagram ho visto il video che gravate sul Colle San Carlo e ho colto l'occasione per invitarvi qua da noi a farcela vedere dal vivo questa bellissima macchina. Da quant'è che siete qua, Lorenzo? Da 44 anni la mia famiglia che gestisce questo locale. Siamo la terza generazione. Tra l'altro anche molto bene, perché io ci vengo, sono venuto anche in tempi non sospetti e mi sono sempre trovato benissimo. Ok, bene, bene, bene. Adesso ci conosciamo dal vivo. Grandissimo, grande. Grazie e soprattutto sempre passione per l'auto. Sempre, mai mollare. Adesso realizziamo un pochettino di car to car, quindi la vettura davanti con gli operatori riprende appunto noi. Che poi non avete idea di quanto caldo ci sia qua dentro, nel senso che vabbè, il motore qui dietro è abbastanza isolato, ma davanti ci sono i radiatori. Se io da fuori metto la mano mentre vado, sento arrivare l'aria calda tirata su dalle prese d'aria anteriori, è una cosa incredibile. Questa ti dà ancora più la sensazione di essere su una vettura non comune, non da strada. E giusto per farvi capire, fuori ci sono 15 gradi e comunque qua dentro fa tanto tanto caldo e l'aria condizionata sempre sparata a mina in automatico. Per dire, no, adesso siamo arrivati fin qua su e andiamo a fare un paio di riprese in Francia. Tra l'altro una cosa di cui non vi ho ancora parlato sono le ruote posteriori sterzanti, che tra l'altro su questa strada funzionano veramente molto bene perché riducono virtualmente il passo della vettura sostanzialmente, perché siamo a circa 11 metri di possibilità di raggio di sterzata, che ovviamente per una vettura del genere è quasi un miracolo, una sorta di miracolo, nel senso che anche negli spazi stretti ti muovi bene e soprattutto riesci su strade così strette con tanti tornanti a farla girare subito e hai una velocità di inserimento incredibile, ma sempre naturale, cosa che invece altre volte non mi era capitato di avere. Cioè avevi sempre quella sensazione di sterzata e subito la vettura che entrava in curva troppo, più di quello che volevi. Invece in questo caso hanno dato una buona taratura, secondo me non hanno esagerato quei gradi di controsterzo, in modo tale da poter garantire sempre una sensazione naturale, però aumentando comunque l'agilità. Quindi si sta comportando veramente bene. Anche queste Bridgestone tengono molto bene, appena vanno in temperatura effettivamente riesci proprio a scaricare bene a terra la potenza e avere anche tanta presa all'anteriore. E poi, genialata, l'asse anteriore comunque mantiene la possibilità di innalzare il livello di altezza della sospensione, quindi se dovete affrontare un marciapiede oppure una salita, ad esempio di una rampa di un box, lo potete fare, si alza parecchio, questo ti dà tanta luce in terra in più. Insomma,
un po' più pesante come soluzione, ma non hanno tolto gli occhi da quella che poi è l'esigenza anche di chi usa questa vettura su strada, come me medesimo in questo test drive e in questo esperimento. E tra l'altro salvavita veramente la telecamera di parcheggio posteriore, che si vede direttamente sulla strumentazione completamente digitale, per evitare di fare danni. Per dire, no, adesso siamo arrivati fin qua su e andiamo a fare un paio di riprese in Francia. Immaginatevi cosa avrebbe voluto dire doverlo fare con le frontiere ancora attive, insomma, richiedere permessi, spiegare, fare eccetera. Sarebbe stato veramente difficilissimo. Invece andiamo a goderci lo spettacolo delle valli francesi, anche da questo lato del passo del piccolo San Bernardo. Ora facciamo un po' di passaggi, quindi operatore a bordo strada, auto che passa, e aspetti, perché ovviamente questa strada è molto trafficata, bisogna aspettare il momento giusto per fare la scena con meno traffico possibile, per garantire un'immagine più bella, chiaramente. Adesso invece abbiamo finito la parte dedicata ai passaggi su strada, si passa ai droni. Riprese con drone terminate, riprese anche statiche terminate, quindi ormai siamo praticamente alla fine del nostro test drive con ancora chi si diverte, con Porsche che passano qua dietro. E niente, adesso a questo punto siamo arrivati alla fine della giornata e andiamo direttamente a Malpensa perché devo prendere un volo. Cambio d'abito, ma prima di partire un bel panino, piccolino, ci sta, prosciutto San Marcel e formaggio locale. Cosa vuoi di più dalla vita? Tra l'altro, con circa 400.000 euro di macchina, i Lamborghini potevano almeno mettere un controllo della radio, del volume della radio, perché si deve fare per forza tramite lo schermo del sistema di infotainment. È veramente noiosissimo, fastidiosissimo. Sarebbe stato molto meglio almeno il controllo del volume. Credo che sia tra le cose base da poter mettere anche su un'automobile di questo tipo. L'alternativa sarebbe stato non avere neanche il sistema di infotainment. Però a quel punto non avrebbero potuto far vedere le funzioni della telemetria, che costa 4.000 euro. Hanno probabilmente usato un po' più di strategia in questa scelta, non lo so. Al di là dell'utilità di poter avere il navigatore, sicuramente appunto il fatto di poter controllare la radio sarebbe stato utile. Ormai ci siamo, un chilometro all'arrivo, destinazione Malpensa di uno. Missione compiuta, adesso ho un volo che mi aspetta, tra l'altro anche ho lo zaino al posto della valigia, la valigia l'ho lasciata poi nella Fiesta, la recupererò più avanti, ma almeno riesco a portarmi lo zaino, è molto più comodo per il viaggio. Noi ci vediamo domani. E invece sono ancora qui a Milano, non sono andato da nessuna parte, lo volete sapere perché? In realtà sono andato, assolutamente sì, ma non sono andato nel video perché ho registrato le clip in cui vi raccontavo che cosa c'era, anche due o tre curiosità interessanti, con la modalità slow-mo. Allora mi direte, ma sei un pirla, hai registrato tutto? Sì, sono un pirla, assolutamente inutile, inutilizzabile tutte le clip che ho fatto. Poco male comunque, era tutto riferito alla recensione della Astra Station Wagon, che quindi avete già visto sul canale, se non l'avete ancora vista andate a recuperarla. Che poi no, pensavo quanto sarebbe bello semplicemente poter viaggiare schioccando le dita, sarebbe meraviglioso, peccato che non sia così. Però vi devo dire che comunque anche viaggiare con questa non è niente male. Che poi la sto sempre utilizzando in contesti di utilizzo non congeniali lei, però vi posso dire, il tempo sta per scadere a bordo di questa Huracan STO, ma mi mancherà da matti. C'è solo un problema con questo tipo di parcheggi che non è fatto minimamente per questo tipo di auto. Che melodia celestiale. Sto cambio di marcia. Il cambio è la cosa più assurda. Non avrei mai potuto non condividere con un amico questa piccola gioia, insomma. La situazione è un po' sfuggita di mano, stiamo facendo due foto.
poi dicono che a Milano non c'è mai il vento, ma che tra l'altro ho tutta la lampa in bocca, è un vento caldissimo. Ci stava poi un cambio location. Guardi, mi favorisce patente libera. Basta, basta. Direi che siamo a posto per stasera. Abbiamo già fatto diverse cose interessanti. Ci vediamo domani. Buongiorno, anzi, ma che dico buongiorno? Non è un buongiorno, perché bisogna riconsegnare questo mostro, questo missile. Il tempo a bordo della Huracan STO si è esaurito, devo riconsegnarla a Lamborghini Italia. Però vi devo dire che mi sono divertito come un pazzo, l'avete visto? È stato veramente molto bello poter anche mettere alla prova quest'auto in un contesto completamente al di fuori di quello per cui è pensato. È vero che è una vettura stradale, è vero che non perde di vista la strada e l'utilizzo poi anche sulle nostre strade, ma in realtà è pensato per un utilizzo pistaiolo. È la classica auto che prendete alla domenica mattina o quando vi pare per andare verso il circuito, verso il tracciato, solo col vostro casco, vi divertite e poi tornate a casa. Uno spettacolo. Però averla potuta utilizzare comunque in un ambito appunto quanto più completo possibile è stato molto divertente e devo dire che non l'ha neanche messa in difficoltà. Non ha messo in difficoltà più di tanto lei, a me un pochettino di più sì, però veramente hanno fatto un qualche cosa di incredibile. Hanno unito veramente i due mondi, sbilanciandolo un po' di più verso la pista, ma comunque è stato utilizzabile in tutti gli ambiti, veramente un lavoro gigantesco. Un esempio su tutti, il cambio automatico. Si viaggia in settima marcia a 50 all'ora col motore che gira a 1200 giri, tranquillissimo, la può guidare chiunque. Non è un'automobile che mette in difficoltà, cose che fino a pochi anni fa erano impensabili. Beh, che dire, siamo giunti alla fine del nostro esperimento. A questo punto sapete che se volete comprare questa vettura e spendere questi 400.000 euro per questo esemplare, beh, lo potete fare tranquillamente e la potete anche utilizzare, seppur con qualche piccola limitazione, anche nel mondo reale. Noi ci vediamo alla prossima auto, al prossimo video, alla prossima avventura. Ciao!